Primo giorno di scuola all'insegna della violenza a Donetsk. 10 persone sono state uccise e 9 ferite dai colpi di mortaio che hanno colpito il cortile della scuola numero 57 e un pulmino a 4 km dall'aeroporto della città dell'est dell'Ucraina. Nessun bambino tra le vittime, mentre in 6 hanno perso la vita a bordo del taxi collettivo centrato da un razzo. Dopo la prima esplosione, i bambini, una settantina, sono stati portati dagli insegnanti nelle cantine della scuola usate come rifugio. Previsto per il 1° settembre l'inizio delle scuole nell'est ucraino era stato posticipato a questo mercoledì. A incoraggiare la ripresa delle lezioni, la firma del cessate il fuoco e del protocollo di Minsk, ma anche una relativa quiete negli scontri tra esercito e separatisti. Il rumore dei colpi poteva sentirsi da qui, ma come possiamo fare? Dichiara una mamma in una scuola poco distante da quella colpita. Questa è la nostra vita, dobbiamo andare avanti. La ripresa dei combattimenti nell'aeroporto di Donetsk mette a serio rischio la tregua siglata tra Kiev e Mosca. I rappresentanti dei due paesi si incontreranno nei prossimi giorni a Bruxelles per siglare l'accordo definitivo sulle forniture di gas in previsione dell'arrivo dell'inverno.